Cosa pensereste se vi dicessi che esiste un giocatore così grande che persino LeBron James avrebbe paura di affrontarlo in campo? Sarebbe legale per un ragazzo alto 1,80 m e che pesa più di 200 kg giocare nell'NBA? Se pensavate che giocatori come Shaquille O'Neal, Dwight Howard o Wilt Chamberlain fossero dominanti grazie alla loro stazza, restate in questo video fino alla fine e conoscete la storia del più grande mostro dell'NBA. Iscrivetevi se amate il basket come noi e, senza ulteriori indugi, che lo spettacolo abbia inizio. È senza dubbio il più grande uomo della storia che abbia mai toccato un pallone da basket, con una capacità di muoversi in campo come Curry o di palleggiare come Iverson. Ad essere sincero, non ho mai visto nulla di simile a Trae e Scalade Jackson. Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, ma sono sicuro che conoscete suo fratello maggiore, Mark Jackson, leggendario giocatore degli Indiana Pacers e attuale commentatore NBA. Com'è possibile che suo fratello, più piccolo di 20 cm, sia riuscito a sfondare nella Lega e non Trae? E soprattutto, come può una persona che pesa più di 200 kg rimanere così mobile e incredibilmente atletica? Come fa una persona così grande a funzionare nella società e su che tipo di gabinetto siede questo brav'uomo? Senza dubbio, Trae Scalade Jackson è uno dei personaggi più affascinanti del basket ed è ora di rispondere a queste domande e ad altre ancora. Trae è sempre stato destinato all'NBA, appassionato di pallacanestro fin dall'età di 10 anni. Si allenava e giocava a basket giorno e notte nel parco del suo quartiere ad Harlem, New York. Mentre lui era solo un ragazzino che giocava a pallone, suo fratello era già sulla strada dell'NBA. Infatti, quando Trae aveva solo 14 anni, Mark Jackson fu selezionato al 18° posto assoluto nel draft del 1984, cosa che cambiò completamente la vita di Trae. Immaginate di avere 14 anni e un fratello nell'NBA, quanti Big Mac ordinereste? Forse nessuno, ma Trae amava i video di Cesar Blue e iniziò a mangiare e consumare hamburger come fossero popcorn. Trae era il bambino viziato della famiglia, essendo il più giovane di 6 fratelli, e ora con un fratello nell'NBA che guadagna milioni di dollari, gran parte della motivazione di Trae a far uscire la sua famiglia dalla povertà era venuta meno. Così, invece di prepararsi e rimettersi in forma da adolescente, di fare scouting di buone università o di assillare il fratello con consigli sull'NBA, Trae decise di mettere in scena uno spettacolo di basket sul campo del suo quartiere, il popolare Rucker Park di New York. Per tutti i 4 anni di liceo Trae è stato completamente ignaro dell'NBA, concentrato a vantarsi davanti ai compagni di classe delle sue qualità con la palla e delle note che il fratello gli dava ogni giorno. All'ultimo anno di liceo, circa 2000 Big Mac più tardi, Trae raggiunse la sua dimensione massima, con oltre 1,80 m e un peso di 200 kg, un vero gigante. Infatti, proprio per la sua stazza, i talent scout di varie squadre andarono a vederlo giocare non nelle classiche partite del liceo, ma al Rucker Park, circondato da senzatetto e personaggi particolari. La verità è che Trae non aveva molte altre opzioni nella vita. Con quel corpo difficilmente puoi fare video su YouTube in uno spazio ristretto come me o lavorare pulendo pesci, come il campione del Tour de France Jonas Vingegaard. Così, quando gli è stata offerta una borsa di studio completa per il Wallace Community College in Alabama, ha sentito di doverla accettare. Cos'altro poteva fare per arrivare all'NBA? Dimostrando che al college c'era spazio per un giocatore di oltre 500 kg, Trae ha superato di gran lunga le aspettative. Pur non essendo ai massimi livelli del basket universitario, Trae ha completamente ignorato i numerosi giocatori che lo difendevano con le sue giocate spettacolari. Alla fine ha attirato l'attenzione di una scuola di Division 1 dopo essersi guadagnato i riconoscimenti regionali, al secondo anno. Questa borsa di studio completa presso l'Università di Louisville era diversa. Il Kentucky era un luogo in cui si esigevano risultati e quindi a Trae furono imposte clausole speciali per i pasti. Doveva rinunciare al pollo di Popeyes e sostituirlo con insalate nella sua dieta, e all'inizio si adeguò, raggiungendo i 180 kg di peso e una forma fisica che non aveva più avuto dai tempi del liceo. Tuttavia, la riduzione di peso si è completamente ritorta contro il gioco di Jackson. Non aveva più il peso extra per dominare la zona contro avversari più leggeri, e lo stile di gioco della squadra era molto più strutturato di qualsiasi altra squadra in cui avesse giocato. Il suo rendimento calò drasticamente e tutto ciò che ottenne a Louisville fu una laurea in comunicazione. Beh, almeno era un bravo studente. Depresso e senza fortuna,
Trae decise di abbandonare il basket liceale e di tornare alla sua vera passione: mangiare gelato al cioccolato guardando i video di cibo spazzatura del signor Gomez su YouTube. Una volta tornato alla sua routine adolescenziale nell'ambiente domestico, è tornato rapidamente a pesare 200 kg, il che lo ha reso un fenomeno virale che ha giocato per un po' negli Harlem Globetrotters. Vi piace questo video? Volete sapere com'è finita la carriera di Trae? Restate fino alla fine perché lo scopriremo. Mentre Trae si divertiva a umiliare giovani di 80 kg al Rucker Park, trovò un negozio di articoli sportivi in fondo alla strada da End One, che come ogni azienda stava cercando di vendere i suoi vestiti alla mafia. End One ricevette una videocassetta con gli highlights di Trae Jackson dei primi anni 2000 e insieme si unirono per avere un grande impatto sui giovani di tutta l'America. Improvvisamente, Trae ha raggiunto una popolarità mondiale e ha iniziato a essere riconosciuto anche da altre stelle dell'NBA. Anche il leggendario youtuber Professor, il re dello street basket, si unì ad End One nello stesso periodo di Trae. I due divennero rapidamente amici e iniziarono a giocare insieme sui campi di Miami, Philadelphia, Los Angeles e delle principali città degli Stati Uniti. Il successo di End One è dovuto quasi esclusivamente al mostro di 250 kg che maneggia la palla come un maestro, e sono riusciti a radunare sui campi di tutto il paese migliaia di giovani che volevano vedere Scalade muoversi come una Ferrari su e giù per il campo, schiacciando i canestri. Trae raggiunse l'apice della popolarità nel 2005, quando insieme al professore finì sulla copertina di Sports Illustrated, una copertina che un tempo era riservata solo ad atleti bellissimi o a giocatori leggendari. Ora è dominata da un uomo che non ha mai smesso di mangiare da Burger King. Essendo il più grande giocatore di basket mai registrato, Trae era veloce da individuare e in grado di impressionare gli spettatori, ma con il passare degli anni, Trae rimase intrappolato nell'immagine che si era creato, quella dell'amabile gigante. L'uomo era più popolare quando giocava nelle partite di esibizione di molti veri giocatori dell'NBA. Letteralmente Trae poteva entrare in qualsiasi club del paese e ricevere il trattamento VIP, mentre altri giocatori dei Pistons o dei Wizards passavano completamente inosservati. Le sue dimensioni, la sua abilità e la sua personalità lo resero il beniamino dei fan, ma tutto ciò che lo rese grande portò anche alla sua più grande tragedia. Per tutto il suo talento, non c'era modo di sfuggire a quei pasti a base di nicoccado avocado che cominciarono a distruggere Trae man mano che invecchiava. Il professore si accorse che il peso non aiutava più Trae come prima e, preoccupato di come i chili di troppo influissero sulla sua capacità di giocare durante la stagione, cercò di indirizzare Trae verso uno stile di vita più sano. Si rivolse persino a suo fratello Mark per chiedere aiuto, cosa che non sorprese nemmeno la leggenda dell'NBA, che aveva sempre conosciuto Scalade come il ragazzo più grande della città. Alla fine, però, si scoprì che Trae non era mai stato interessato a perdere peso e che continuava ad abusare di quella massa per continuare a giocare a basket e a divertirsi in campo. Purtroppo, questo abuso ha portato a un tragico destino finale. Nel 2011, dopo aver ignorato il professore Mark Jackson, mentre promuoveva un nuovo tour di street basket, Trae è morto inaspettatamente nel sonno all'età di 38 anni. Dopo aver superato il test fisico per giocare, la morte di Trae è stata una grande sorpresa per tutti, tranne che per lui. Gli era stato diagnosticato un problema cardiaco e, non volendo ridurre il suo peso, lo spettacolo di Trae e Scalade Jackson era giunto al termine. È così che il mondo dello sport ha perso uno dei suoi personaggi più carismatici e affascinanti, e il basket non dimenticherà mai le connessioni, l'abilità, la grinta e il talento del nobile gigante, che almeno ha continuato a fare ciò che amava fino al giorno in cui ci ha lasciati, facendoci divertire tutti e portandoci il sorriso in faccia. Se ha fatto sorridere anche voi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per vederci nel prossimo video.